Tre infortuni in due giorni per quattro escursionisti recuperati. È un bilancio pesante sul fronte del soccorso alpino, quello del weekend appena concluso, sulle Apuane, dove il sole e il clima mite hanno favorito un notevole afflusso di appassionati di montagna. Il peggio è stato per un uomo sui 40 anni, caduto per 30 metri in un dirupo sopra Isola Santa sabato pomeriggio, mentre era intento a salvare un cane in difficoltà. È stato portato a Cisanello in gravi condizioni. Domenica una signora di 65 anni è scivolata nel vallone dell'inferno sulla Pagna della Croce, fratturandosi il femore. Due giovani escursionisti di 22 e 24 anni invece sono stati recuperati nella nottata di domenica dopo aver perso la strada del ritorno al termine di una gita sul Monte Sumbra. Non avevano una mappa cartacea e si erano affidati ad una app che però li ha condotti in un sentiero inesistente per scendere verso Arni, ritrovandosi in una delle zone più ripide e impervie delle Apuane. I soccorritori li hanno recuperati di notte attraverso una calata di circa 500 metri. La scarsa preparazione e l'equipaggiamento di alcuni escursionisti spinge gli operatori del soccorso alpino a ricordare le poche ma fondamentali regole da seguire prima di avventurarsi in montagna per non mettere a rischio la propria vita o quella dei soccorritori. Di avere un abbigliamento e calzature adeguate a seconda del territorio che andate a intraprendere, avere uno zaino con dentro una giacca, acqua, cibo, fondamentale avere una pila frontale con le pile di ricambio, avere una cartina cartacea, avere il GPS, altrimenti scaricare da internet le varie app che si trovano, ad esempio GeoRescue vi consiglio, di guardare sempre il meteo, di informarvi attraverso le varie sezioni CAI lo stato dei sentieri che volete andare a percorrere e mi raccomando valutare sempre la vostra condizione fisica e di apportarla poi sui sentieri che andate a intraprendere.